Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Busso, il borgo sannita. Le origini di Busso risalgono all'epoca sannitica. Secondo alcuni storici, nella località di Monte Vairano sorgeva l'antica città di Aquilonia. Ed è proprio qui che è legata una leggenda sulla battaglia di Aquilonia. Si dice che un milite romano si era innamorato di una giovane sannita, che ricambiò subito il suo amore. Ma una notte, la giovane, spinta da un irrefrenabile desiderio, uscì dalla città, lasciando aperto l'ingresso. I romani ne approfittarono per entrare e nell'assalto la travolsero, uccidendola. L'innamorato, saputa la tragica fine dell'amata, si tolse la vita. Si narra che ancora oggi, nella fitta vegetazione di Monte Vairano, si ode il sussurrio dei due giovani che si rincorrono. Sono tante le tradizioni pasquali bussesi, ma quelle che tutti ricordano con piacere se pensano alla loro infanzia è la raganella. Nei tempi passati, a causa della povertà nelle case, non c'era l'orologio. Per conoscere l'orario, la gente sentiva i rintocchi delle campane. Nei giorni di venerdì e sabato, le corde delle campane venivano legate in segno di lutto per la morte di Gesù. E quindi, in mancanza dei rintocchi, gruppi di ragazzi si recavano in giro per il paese a ricordare ai loro compaesani che ora fosse. Per fare questo, lanciavano grida e utilizzavano una raganella di legno, uno strumento musicale popolare costituito da una ruota dentata che gira intorno a un perno. Girando, la ruota striscia contro una lamina di legno o di metallo, producendo un suono. Ma questa tradizione è presente da tempi ancor più remoti. Infatti, nel Medioevo era diffusa in molti paesi europei, dove veniva suonata durante le feste popolari. Potete seguirci su Canale 11 in Molise, 880 a Roma, anche sui profili YouTube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, Canale 12 del Digitale Terrestre e su Molise Mio, Canale 212.